I santi. Leggiamo il testo di riferimento nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 3. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello sostene alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Sintesi dello studio. Cari amici, quando un credente cattolico romano sente parlare di santi, li associa subito a figure sacre di uomini e donne eccezionali e pensa, per associazione di idee, a miracoli, a statue, quadri, immaginette, processioni di feste patronali, con tanto di banda e fuochi artificiali e bancarelle, è la classica icona cattolica nei due sensi della parola, parola santo, ma non è questo il significato della Bibbia. Non è questo il significato della Bibbia. Nel Nuovo Testamento i santi sono i cristiani delle prime comunità. Paolo, scrivendo le sue epistole ai Romani, ai Corinzi, agli Efesini e ai Colossesi, si rivolge ai santi, cioè ai fedeli di quelle città. Il significato del termine santo nella Bibbia è quello di appartato per uso sacro. Per esempio, il sabato, settimo giorno, è un giorno santo. Cito il dizionario di dottrine bibliche che parla di questo argomento. Parla di santità, di santificazione e del fatto che ognuno di noi, cristiani, credenti, è chiamato a essere santo. Dizionario di dottrine bibliche. Da secoli una parte della cristianità, Chiesa Cattolica Romana, dichiara santi e eleva agli onori degli altari uomini e donne defunti, dopo un lungo e complesso iter processuale che vede prima il candidato riconosciuto beato e poi santo e quindi canonizzato. A lui si offrono preghiere e in suo onore si celebrano feste. Tutto questo non ha alcuna base biblica, anzi, cozza contro tre affermazioni fondamentali della Scrittura. Ripeto, tutto questo non ha alcuna base biblica, anzi, cozza contro tre affermazioni fondamentali della Scrittura. Quali? La prima: Dio solo, il giusto giudice, ha l'autorità di dichiarare giusto e salvato qualcuno. Lo farà in sede di giudizio finale e lo paleserà dopo il ritorno di Cristo, come sta scritto in Matteo 25, dal 31 al 46. Quindi Dio solo, il giusto giudice, ha l'autorità di dichiarare giusto e salvato qualcuno, ma lo farà al giudizio finale, a suo tempo. La seconda affermazione fondamentale: il giusto salvato, tuttavia, non sarà fatto oggetto di culto, perché il culto si deve esclusivamente a Dio. Matteo 4, 10, Apocalisse 19, 10, Apocalisse 22, 9. Quindi il giusto salvato
non sarà fatto oggetto di culto, perché il culto si deve esclusivamente a Dio. E terza affermazione, tutti i defunti, a parte alcune eccezioni, Enoch, Elia, Mosè, i giusti santi resuscitati alla morte di Cristo, sono nella tomba in stato di incoscienza, in attesa del giudizio che nessuno, neppure la Chiesa, può ed è in grado di anticipare. Questo volere anticipare il giudizio divino fa parte del culto dell'uomo o della personalità, che ha contribuito non poco ad affondare la Chiesa nell'apostasia. L'ordine divino che ci viene rivolto come popolo di Dio non è quello di occuparci della santità altrui, ma della nostra, come sta scritto nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 12, versetto 14. Procacciate la pace con tutti, cioè cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Fin qui il dizionario di dottrine bibliche e fin qui la sintesi dello studio. Cari amici, detto questo, abbiamo detto l'essenziale, ma è utile sottolineare alcune cose per capire meglio il problema. L'errore cattolico antibiblico. L'errore cattolico antibiblico si può illustrare nei seguenti punti. Primo, un abuso di potere. Abuso di potere nel senso che la Chiesa cattolica pretende di sostituirsi a Dio, unico giudice, nello stabilire chi è santo e chi non lo è, cioè chi è salvato e chi non è salvato. Questo non rientra nelle competenze della Chiesa, il cui compito è quello di predicare il Vangelo di Cristo, cioè la salvezza, e pascerla, cioè edificarla, in attesa della sua fase trionfale al ritorno di Cristo. Quindi non è compito della Chiesa stabilire chi è salvato o chi non è salvato. Il compito della Chiesa è quello di predicare l'Evangelo. Poi il Signore stabilisce chi è salvato e chi non è salvato. Quando uno riceve il battesimo per immersione da adulto, il battesimo biblico, non è che con questo si assicuri la salvezza, deve seguire un percorso di fede, di santità, di santificazione. Se questa persona abbandona la verità, diventa apostata, ma è normale che poi la persona non sarà salvata, ma non devo stabilirlo io, Chiesa di Gesù Cristo, deve stabilirlo Cristo al giudizio finale. Ma sono cose così elementari per gli studiosi della Bibbia. Non solo non c'è traccia di tutto questo nella Bibbia, ma è assurdo, cari amici, è assurdo che uomini limitati e fallibili e mortali possono stabilire la santità di un credente o di una credente morti da secoli o anni fa e di ordinarne il culto, cioè la venerazione a tutto il corpo dei fedeli. Si procede attraverso un ordine religioso o l'altro che postula o che postulano presso il tribunale della sacra congregazione dei riti la causa di beatificazione di un definito servo di Dio o quella di santificazione di un già dichiarato beato. Tutte cose, cari amici, in rotta di collisione con la lettera e lo spirito della Bibbia. Secondo,
L'errore dell'immortalità naturale dell'anima. Tutti questi errori, tutti questi abusi, non sono altro che la conseguenza dell'errore chiave, adorato dalla Chiesa Cattolica, che sostiene direttamente o indirettamente tutta la sua teologia, come il culto dei morti, di Maria, dei santi, il purgatorio, l'inferno, il culto della creatura e quant'altro. Questo errore, lo ripetiamo perché sia chiaro il pensiero biblico, è la credenza nell'immortalità naturale dell'anima, preso di peso dalla filosofia greca pagana e che è, ripetiamo, la colonna portante della teologia cattolica. Togliete questa colonna e crolla tutto. E la Bibbia toglie quella e tante altre cose da tante teologie che impediscono alla gente di salvarsi, secondo le parole stesse di Gesù rivolte ai teologi del suo tempo. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, perché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare, facendo di quella teologia, né i sacerdoti antichi, né i teologi antichi, né i teologi moderni potranno salvarsi, ma questo lo stabilirà il Signore nel suo giudizio. Ma noi, ripetendo le parole di Gesù, possiamo ammonire coloro che vanno contro gli insegnamenti della Bibbia. Dice: voi facendo così serrate il regno dei cieli, cioè impedite alla gente di entrare, perché voi non vi entrate con quella specie di teologia e non fate entrare gli altri. Non è vero che l'anima è eterna, come insegnano Platone e la Chiesa Cattolica. La Bibbia insegna e afferma che l'anima, cioè la vita, non è eterna, ma la può diventare solo se crede in Cristo e attraverso una vita coerente. Leggiamo quello che ha detto Gesù e ha detto l'Apostolo Paolo. Giovanni capitolo 3 versetto 16, Gesù sta parlando con Nicodemo, il famoso teologo fariseo: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Quindi per avere la vita eterna bisogna credere, se non si crede non si può avere la vita eterna. Poi prima Giovanni capitolo 5 dal versetto 11 al versetto 13, e la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio di Dio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Poi ancora, terzo punto, il culto della creatura. Un errore, cari amici, tira l'altro. Un errore tira l'altro. Tutti vedono che la cristianità cattolica esalta l'uomo. Tutto è accentrato nelle mani del sacerdote che assolve dai peccati, cioè rimette i peccati al penitente che si è confessato. Il sacerdote, quando consacra l'ostia nel corso della messa, di cui è il centro, con la formula da lui pronunciata, crea, tra virgolette, il creatore, cioè
con le sue parole trasforma l'ostia fatta di farina e acqua e il vino in corpo e sangue di Gesù Cristo, restando immutate le specie formali ed esterne della materia consacrata, è la transustanziazione, della quale parleremo più diffusamente un'altra volta. È normale per il fedele cattolico fare atti di omaggio al sacerdote, baciandogli la mano. Se poi il sacerdote diventa vescovo, c'è il bacio dell'anello e le schiene si curvano. Se poi il prete diventa cardinale, il signor cardinale, principe di Santa Romana Chiesa, le schiene dei fedeli si curvano ancora di più. Quando si arriva al Papa ci si inchina e ci si inginocchia e si arriva a baciare non solo la mano ma anche il piede. È il culto della creatura, è il culto della personalità. La Chiesa Cattolica si dice che cerca il dialogo con altri cristiani. Ma quale dialogo? Qui non si dialoga, c'è un monologo. Ma non si dialoga. La Chiesa Cattolica non dialoga nemmeno con i suoi fedeli. Quando parla il vescovo o il cardinale, quando parlano, non si discute, si ubbidisce, punto e basta. E quando il Papa parla, addirittura ex cattedra, cioè parla di fede, di morale e di costumi, è Dio stesso che parla, è l'infallibilità papale. Altro che dialogo, questo è un monologo. Punto e basta. Quarto punto. Il culto dei santi oscura quello di Cristo. Sì, cari amici, il culto dei santi e di Maria oscura il culto del Cristo. Quanti sono i santi che vengono venerati nel mondo cattolico? Forse nessuno, nemmeno la Chiesa, ne conosce il numero preciso. E ogni anno se ne fanno dei nuovi. Ogni paese, ogni città ha il suo santo patrono, al quale sono dedicate chiese modeste o grandi cattedrali, santuari modesti e famosi che attirano folle deliranti, processioni accompagnate da bande musicali, urla, chiasso, insieme al salmodiare di preti e di laici. E in tutta questa atmosfera piuttosto godereccia, dov'è Gesù? Dov'è Gesù? Voglio dire il Gesù dei Vangeli, con il suo insegnamento esclusivamente biblico, scritturale, perché egli era ed è la Bibbia, la parola di Dio. Quelli che lo accettano e lo seguono non possono e non devono esprimere la loro spiritualità in quel modo semipagano, diciamo semi, potremmo dire pagano, punto e basta, faremo prima. Che cosa sa questa gente che canta, che urla, che prega, che piange, che mangia, che beve? Che cosa sa questa gente di Gesù e del suo sacrificio per noi? Che cosa ha insegnato la Chiesa Cattolica di Gesù, che lo mostra sempre crocifisso? Il cristiano capisce che il segno della croce è il segno del sacrificio di Cristo. La croce sì, ma non il crocifisso, perché Gesù è stato tolto dalla croce, è resuscitato, è nel cielo, nel quale intercede per noi. Perché facciamolo? Dobbiamo farlo vedere sempre appeso a un legno. Questa selva di migliaia di santi, di madonne, oscura la figura di Gesù, unico salvatore. E la responsabilità è solo di una chiesa che è andata lontana, anni luce, dalla lettera e dallo spirito della Bibbia. Quinto punto,
idolatria con approvazione ecclesiastica. Non vi meravigliate, è così. Il secondo comandamento, che come abbiamo visto vieta la fabbricazione e il culto di statue e immagini, è stato fatto sparire dalla Chiesa Cattolica nei suoi catechismi, perché è in stridente contrasto con le sue manifestazioni idolatriche, come il culto dei santi e di Maria. Le statue e i quadri carichi di polvere, che ogni tanto vengono lucidati e portati in processione tra il fanatico frastuono delle folle, non sono dunque una evidente, per chi vuole vedere, manifestazione di idolatria. Idolatria con approvazione ecclesiastica. Si abolisce uno dei 10 comandamenti della legge di Dio. Per quale motivo, se non per quello di nascondere la verità ai fedeli, incoraggiando così queste scene di idolatria? La Chiesa può dire: eh no, ma nella Bibbia il testo c'è, il secondo comandamento c'è. Certo, perché non l'avete messo anche nel catechismo? Ma tanto la gente non legge la Bibbia. Figuriamoci il nostro popolo italiano. Il popolo italiano è famoso per leggere poco. La gente non legge più nemmeno il catechismo. È abituata a fare così e gli sta bene così. Ma tanto chi legge la Bibbia? Sono pochi protestanti, ma lasciateli perdere. La Chiesa Cattolica, lo ripeto, si difende dicendo che non si tratta di idolatria, ma solo di venerazione. E se questa non è idolatria, lo ripeto ancora una volta, che cos'è l'idolatria? Tutta la prosa gesuitica per spiegare l'atteggiamento della Chiesa non fa altro che aggravare la colpa, perché di colpa si tratta, e di colpa grave, gravissima. Se poi alle statue aggiungiamo le statuette, le immaginette, le medaglie, le medagliette, le catenine che i fedeli si mettono al collo o al braccio e che baciano, ribaciano, e di altri gadget religiosi, viene fuori un fiorente mercato a livello mondiale, mercato che non fa onore alla Chiesa, che lo promuove, lo incoraggia e che costituisce un vero scandalo per il cristianesimo. Tutto questo ci fa ricordare, cari amici, Demetrio e i suoi compagni artigiani pagani di Efeso, che campavano fabbricando tempietti di Diana e che insorsero contro Paolo, che predicava contro l'idolatria. Non abbiamo il tempo di scendere in particolari. Certo, lo volevano fare fuori perché rovinava la loro industria. Anche oggi c'è questa fiorente industria, con l'attenuante che quelli erano pagani, ma questi si dicono cristiani. Quelli di oggi sono dei sedicenti cristiani, non dei pagani. E Gesù grida ancora oggi nella sua casa profanata, come sta scritto in Giovanni capitolo 2, versetto 16: portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. Ha preso una frusta e ha cacciato fuori e il bestiame che si vendeva nel tempio, le bancarelle dei cambiavalute e tutto quanto, e diceva: portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. La casa del Padre mio è una casa di preghiera e voi l'avete trasformata, dice in un'altra parte il Vangelo, l'avete trasformata in una spelonca di ladroni. Concludiamo parlando della santità nella Bibbia. Scrive Rainer Bruisna: i santi non sono persone perfette o sacre, certamente non sono persone che sono state dichiarate sante, tra virgolette, dopo la loro morte, al termine di un
una complessa procedura ecclesiastica, e John Brunt. Per Paolo e gli altri autori biblici, un santo non era un cristiano perfetto, ma chiunque fosse chiamato e selezionato da Dio a far parte della comunità di fede. E fin qui Brunt. Quindi, la santità non è un privilegio di pochi eletti, ma è il percorso normale del cristiano, giustificato da Dio, cioè dichiarato giusto anche se non lo è, e anche se è peccatore, ma peccatore pentito, dice la Bibbia. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ebrei 12, 14. Ma l'Antico Testamento, molti secoli prima, aveva detto: poiché io sono il Signore, il vostro Dio, santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo. Levitico 11:44. Lo stesso ordine viene riportato anche dall'apostolo Pietro: ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto, e cita Levitico 11:44, siate santi perché io sono santo. 1 Pietro 1:15-16. Il cristiano, come abbiamo detto, non deve riverire la sedicente santità degli altri, ma attuare la propria santità. Che il Signore ci aiuti a farlo. Amen.